anche chi è vaccinato può dover fare i conti con le conseguenze del long COVID. È uno studio americano pubblicato su Nature Medicine, condotto su quasi 34.000 pazienti vaccinati. Persone infettate, anche se lievemente, guarite e poi messe a confronto con altri ex malati non vaccinati. Il rischio aumenta se si è fumatori o in caso anche di fumo passivo, lo rimarca il primario di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dunque è vero, quindi del long covid ci siamo resi conto successivamente, immediatamente dopo la dimissione di questi pazienti che continuavano ad avere disturbi respiratori nonostante la risoluzione della polmonite. E sicuramente la misurazione poi del respiro anche a distanza di tempo, il controllo integrato con la medicina generale e anche con i sistemi di telemonitoraggio che abbiamo attivato ci hanno consentito di identificare diversi gradi long covid. Fortunatamente nella maggior parte dei casi sono forme lievi con pochi disturbi, ma in altri casi purtroppo il danno permanente determinato dal covid è molto esteso e questo devo dire che è molto più esteso soprattutto in soggetti che avevano abitudine al fumo. Mi lascia anche sottolineare l'importanza non soltanto del fumo attivo, anche del fumo passivo, sigaretta elettronica e anche la lotta, come facciamo anche appunto col CERD, nei confronti delle sostanze stupefacenti considerate a basso rischio come marijuana e hashish, che danno danni polmonari molto importanti e molto più penetranti e diffusivi del fumo di sigaretta. Questo non significa che il vaccino di fronte al virus più temuto degli ultimi 2 anni sia inutile, riesce comunque a proteggere dalla malattia, dalle forme più gravi o dalla morte. Per questo è consigliata la quarta dose per gli ultra ottantenni e per i pazienti più fragili. Ma sicuramente è importante laddove ci troviamo di fronte a soggetti fragili, come diceva, sono soggetti che hanno difese molto ridotte, per le quali diciamo, il ciclo vaccinale completo può non essere sufficiente. In queste ultime ondate Covid i ricoveri fortunatamente molto più limitati rispetto alle ondate precedenti, conta soprattutto questo tipo di persone. Noi per quanto riguarda l'apparato respiratorio abbiamo ricoverato molto più rispetto alle ondate precedenti, pazienti che per poter vivere hanno bisogno dell'ossigenoterapia. Ricordo che nella provincia di Arezzo sono più di 1.000 le persone che hanno bisogno di ossigeno per poter vivere o erano collegati col ventilatore meccanico. Nella nostra provincia sono 300-400 almeno i pazienti. In questo tipo di pazienti la mancanza della protezione completa anche in caso di infezione lieve dal Covid può portare comunque a conseguenze molto importanti. Quindi il messaggio, l'invito a persone fragili di queste categorie, così come le altri apparati come lo scompenso cardiaco, le malattie che causano immunodepressione, è quello di andare verso la quarta dose di vaccinazione.